Everything is just boring. Attenzione, le immagini e testimonianze che state per vedere sono un materiale completamente autentico, al limite del segreto. Contenuto non trovabile in nessun libro di storia. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Io mi chiamo Giulia e vivo alle isole Svalbard da 1 anno e mezzo. In questo video vi porterò in una delle località più remote e affascinanti delle isole Svalbard. Parleremo infatti della Polish Polar Station a Hornsund. Mi raccomando, rimanete fino alla fine perché ho un regalo speciale per uno di voi da una delle zone più remote di tutto il pianeta Terra. Qui i coraggiosi membri della spedizione polare polacca vivono isolati per 1 anno intero per condurre ricerche scientifiche importantissime. So we're now in Polish Polar Station Hornsund, Spitzbergen. I'm Beata, I'm meteorologist, I'm member of 47 Polish Polar Expedition. And that's Łukasz. Hi, I am Łukasz. I'm leader of the 47th Polish Polar Expedition. I partecipanti della spedizione sono dei veri e propri pionieri, esplorando alcune delle zone più inospitali ed estreme del pianeta per il progresso della scienza. Le ricerche scientifiche condotte a Hornsund hanno un impatto globale significativo. The station was built in 1957. And the first expedition was from 1978. So the whole year expedition, because it was then first built in 57, the year before they came to find a good location, and after that, the next year they started building, constructing and stuff. And then, yeah, there was a gap time where the station was not really used for almost 20 years. Le Svalbard sono un arcipelago situato tra la Norvegia e il Polo Nord. Queste isole sono di straordinaria importanza proprio grazie alla loro posizione così vicina al Polo Nord, ideale per studi come gli spostamenti sismici oppure le variazioni magnetiche che influenzano l'intero globo. Qui, d'inverno, l'unico modo per raggiungere il villaggio più vicino, ovvero quello di Longyearbyen, sono 9 ore di motoslitta attraverso il deserto artico, mentre in estate 24 ore di barca a vela. We have expedition crew. How many? 14 people? 14 people, right? 8 for the winter time and the rest, so 6 for the summer. From June till July next year, more or less, that do care for cooking, fixing stuff. And regarding overwintering crew, we have 3 meteorologists, 1 expedition leader, of course, which is also a geophysician, 1 mechanic, 1 IT guy. We have as well 1 station keeper. Le provviste alimentari vengono fornite solo 2 volte l'anno, una a giugno e una a settembre, e sono sufficienti per sfamare 14 persone per 1 anno intero. Ciascuno ha la propria stanza, ma c'è anche una sala comune dove la sera si passa il tempo in compagnia. Si mangia sempre tutti assieme e il pasto principale è il pranzo, che avviene circa alle 2. E non è raro che gli imponenti orsi polari si affaccino alle finestre della stazione polare polacca, aggiungendo quel tocco di avventura alla quotidianità. There is nothing more dangerous than me here, so don't see any problem. Correct. Polar bears. We obviously have to have a gun when outside and a flare gun
just to scare the bear off in case it's needed. You need to watch out because even though you might not see them for a long time, you need to be aware that they are around and they can come whenever. We always need to go out at least two people, have our radio with us. So basically we just try to watch out and just like look around whenever we go outside. Are we scared of polar bears? I have already answered. Yes. There's nothing more dangerous than me. Okay. We arrived a month ago and so far we've seen only one from a long distance, like really long distance. It was really impressive to see it because it moves really fast and yeah, it's just huge. But I wouldn't say I'm scared. Ogni persona deve cucinare almeno una volta a settimana e tutte le faccende domestiche sono suddivise tra i vari partecipanti. Durante l'estate invece vengono dei veri e propri cuochi che si prendono cura di tutti i pasti. Immaginate di vivere qui per un anno intero, isolati dal resto del mondo, dove le giornate sono scandite dal lavoro scientifico, dove ci sono anche però momenti di convivialità e relax. E nonostante le condizioni climatiche così estreme, la comunità riesce comunque a creare un ambiente accogliente e collaborativo. We don't really have working hours. We do have certain tasks that we need to complete. And I would say it really depends on the position. Because for instance, if I'm looking from my perspective, so meteorologist's position. We have shifts, so each person would take a shift, which is 24 hours, and then every 3 hours we need to send a report to Norwegian meteorological system. Even during the night we need to wake up and send such report. From my perspective as a leader, I am working 24 hours per 7. I dati raccolti qui contribuiscono a numerosi campi scientifici, tra cui l'ornitologia, l'acustica, la botanica e così via. Cosa vi piace e cosa non vi piace del vivere qui? You like anything? That's just really hard to say. I'm here the third time and now I'm not sure what I like and what I dislike because just everything is just boring. And for me, everything's really exciting because it's my first time here in Arctic, in Svalbard. So I'm excited about everything and I'm looking forward to experiencing the whole circle of the weather, of polar day, polar night, northern lights, the animals, because like reindeers, foxes that would just be passing by the station. Everything's so special to me. I would like to add something. The northern lights are just all overestimated. I've never seen one, so I have no idea. Cosa vi piace fare nel vostro tempo libero? Beh, immagino Lucas non ne abbia. Exactly. So it also depends on a person, but I personally like painting, drawing, any creative activities, so I try to spend my spare time on such things, but we also in the evenings we would gather together and play board games or simply watch movies. But everybody has their own hobbies, so one would play a guitar because we have one. We recently found we have even two guitars. Yeah, so we recently found that there's a keyboard in the station, so I tried to learn some songs, how to play them. E voi sareste disposti a vivere così per un anno intero senza sosta? Chiaramente vitto e alloggio incluso. Siamo arrivati alla fine del video ed è arrivato il momento di svelare il regalo che ho per voi. In maniera totalmente casuale sceglierò uno di voi tra i commenti qui sotto per mandarvi una cartolina direttamente da Honsund. E quindi buona fortuna a tutti e che vinca il migliore! Bene ragazzi, grazie mille, è stato davvero un piacere. You're welcome. Thank that you. Was a pleasure.